Salve ragazzi, da Anthony Conga. Stiamo facendo un video su Spyro 2 e Spyro 3, alcuni glitch che di solito li abbiamo fatti per farveli vedere. Questi glitch qua vengono trattati dei glitch come nuotare in aria. Solo il glitch di nuotare in aria, facciamo vedere tutti i livelli di Spyro 2 e i livelli di Spyro 3, dove è possibile eseguire il glitch di nuotare in aria, che più che altro è un bug del gioco. Dove che cosa dovete fare? Dovete fare delle cose incredibili per fare il glitch, per il bug e tutte queste cose così per nuotare in aria. È molto difficile, però nuotare in aria si può usare tramite le adbashin sotto le cascate, e questa è la cosa principale, oppure trasversando la piscina. Per esempio in Spyro 2 ci sono delle cascate d'inverno, dove per nuotare in aria dovete fare il colpo di testa sotto la cascata per poter nuotare in aria. Oppure in Acquitrino la stessa cosa, in Acquitrino è la stessa cosa, dovete fare le adbash per nuotare in aria e dovete fare le adbash del colpo di testa. Invece in fiume, cioè invece in foresta d'estate, dovete trapassare tra la terra e normalmente tra la terra e l'acqua per nuotare in aria, trapassando sulla parete della terra e l'acqua. Invece in sorgenti idoli la stessa cosa, facendo le adbash sotto la cascata per poter nuotare in aria. In spiaggia del sole, che cosa dovete fare? Dovete trapassare il cuoco, dovete attivare la missione con la tartaruga e passare il cuoco. Dovete entrare nella piscina, e poi tramite entrare nella piscina vi sporgete al lato sinistro e poi dovete nuotare in aria. Naturalmente dopo che avete fatto il bagno, il nuoto in aria si chiuderà organicamente. Invece in Porto Brezza per nuotare in aria che cosa dovete fare? In Porto Brezza per nuotare in aria c'è solo una piscina d'acqua. Voi dovete trapassare tra il gradino della piscina e l'acqua per poter nuotare in aria. E questi sono i soliti glitch di cui si può nuotare in aria, come Acquitrino, come questi livelli qui. Poi ci sono i glitch che alcuni si possono fare in Spyro 3. Spyro 3 ci sono due livelli di cui per nuotare in aria che cosa dovete fare. Parlando del livello del flotta perduta, dove dovete attivare il potenziamento e dovete trapassare la cascata. Dovete trapassare la cascata del fiume. Poi ricaricare il potenziamento e così potrete nuotare in aria. Invece in casa della fonte estiva dovete, per nuotare in aria, dovete prendere normalmente la pianta, dovete andare sulla pianta, dovete saltare. Ah, mi sono scordato un altro livello, che anche in torre acquaria è possibile nuotare in aria. Facendo come? Prendendo in Spyro 2, trapassando la parete fino a quando il nuoto in aria si attiverà automaticamente. Che stavo dicendo, in casa della fonte estiva dovete trapassare l'albero, dovete salire sul muro, dovete scivolare, dovete buttarvi nel vuoto e fare le adbash sotto la cascata, perché naturalmente quando voi nuoterete in aria, di solito per fare questo glitch dovete andare nel vuoto e non far andare giro Spyro giù e farlo colpire con il colpo di testa. Cioè le altre basi il colpo di testa, anche qui ci sono le basi il colpo di testa. La stessa cosa vale per il mondo 2, cioè quello della casa del giardino del sole. Cosa dovete fare qui? Nella casa del giardino del sole dovete fare in modo che dovete nuotare in aria facendo così, salendo su una pietra, perché Spyro non può fare il salto back in questo gioco qua. Salendo su una pietra, trapassando una pietra buggata, cioè che è fallata, dovete cercare di spingere un po' Spyro sotto alla cascata e fare le adbash, la stessa cosa per questo livello qui. Invece in spiaggia della Coniglia cosa dovete fare?
Perno dall'inaria, dovete prima bruciare il culo di Spyro e Porte nella lava in cratere fuso, e poi cosa farete? Praticamente, una volta che voi avrete superato lo scoglio dell'acqua della casa della fonte della come si chiama, il livello contestiva, comunque il livello della specie della conchiglia, poi nuoterete in aria automaticamente. Invece in miniere del dinosauro, Perno dall'inaria, cosa dovete fare? Dovete fare in modo che Zoe vi colpisca sott'acqua, dovete suicidarvi e poi nuoterete in aria automaticamente. La stessa cosa vale per Isole di Cristallo, dove per nuotare in aria che cosa dovete fare? Dovete prima farvi colpire da Zoe con il raggio, poi dovete suicidarvi, poi dovete trapassare la parete tra la terra e l'acqua, e poi facilmente, quando l'acqua è più alta, nuoterete in aria anche in questo livello qui. Invece nel mondo, cioè, perché ci sono tre mondi in cui si può nuotare in aria, in questo mondo qui, il mondo del lago della sera, cosa dovete fare? Dovete bruciarvi il culo 3 volte a Spyro per permettersi di nuotare in acqua. Dopodiché automaticamente nuoterà in acqua senza problemi quando voi lo fate uscire dall'acqua, perché senza Spyro si può nuotare in acqua. Invece in terrazza di bambù, per nuotare in acqua dovete trapassare la parete d'acqua tra l'acqua, cercando di non cadere giù, e solo così avete attivato il trucco di nuotare in acqua. E io vi spiego tutti i sistemi per nuotare in acqua, vi spiego come si fanno, alcuni si fanno con le underbrush, alcuni si fanno trapassando la parete. Per esempio in molti livelli è possibile nuotare in aria, poi Spiaggia del Sole, e sì, questi livelli di Spero 2, Spero 3, comunque ricordatevi che il nuoto è fondamentale. E ci sono vari trucchi per sbloccare i vari nuoti in aria. E io vi ho spiegato tutto, non c'ho nient'altro da dirvi, per come vi ho spiegato qual è il trucchetto. I trucchetti sono molto semplici, e vi saluto da Endo di Conca.